penso che ci sarà un danno al movimento perché in questa storia il Movimento 5 Stelle è parte lesa. Quindi sono delle persone all'interno del movimento che hanno tradito il Movimento 5 Stelle e quindi il patto che tutti avevamo fatto. Non è il Movimento 5 Stelle che ha tradito i cittadini, sarebbe stata cosa diversa. Secondo me quel volantino trasferisce contenuti in un modo sbagliato, contenuti che possono essere anche giusti se li guardiamo dal punto di vista del programma del Movimento 5 Stelle. Bisogna assolutamente far sì che gli sbarchi diventino zero, perché così tuteliamo i migranti e debelliamo l'economia mafiosa degli scafisti. A me non è piaciuto l'accordo con la Libia, mi è sembrato piuttosto dire lontano dagli occhi, lontano dal cuore, perché nelle coste agiscono delle vere e proprie torture sui migranti, ci sono dei veri e propri lager e quindi noi dobbiamo riuscire invece a liberare chi è in una condizione di disumanità, tutelarlo e portarlo a una condizione di vita migliore in tutta l'Europa. Io lo definisco un attentato terroristico, sicuramente di uno stampo ideologico fascista o razzista, ma soprattutto un atto terroristico stile ISIS. Se oggi noi avessimo avuto da parte di un lupo solitario, come li chiamano, un membro dell'ISIS, un attentato di questo tipo, staremmo parlando di terrorismo. Invece si parla di altro ed è per questo che secondo me una persona come Salvini è molto pericolosa davanti a un atto del genere mettere dei ma. È un atto terroristico, punto e basta, su delle persone inermi. Perché pensiamo che la partecipazione debba avere un valore e che tutte le persone iscritte e certificate al Movimento 5 Stelle hanno il diritto di scegliere i propri parlamentari. Visto che la legge elettorale non lo consente perché non ci sono le preferenze, questo diritto lo diamo noi a tutti i nostri iscritti. Non penso che ci sarà un danno al movimento perché in questa storia il Movimento 5 Stelle è parte lesa. Quindi sono delle persone all'interno del movimento che hanno tradito il Movimento 5 Stelle e quindi il patto che tutti avevamo fatto. Non è il Movimento 5 Stelle che ha tradito i cittadini, sarebbe stata cosa diversa. Queste persone devono restituire ciò che non hanno donato al Movimento 5 Stelle e quindi alle piccole e medie imprese, ma soprattutto non possono più utilizzare il simbolo, secondo me, e vanno cacciati dal movimento. Noi siamo un movimento che è post-ideologico, quindi all'interno del Movimento 5 Stelle arrivano persone che hanno varie tipologie di storie e vari approcci. Esistono delle sfumature, ma è giusto, esiste il dibattito, esistono le discussioni ed esiste alla fine una linea da condividere per cercare di andare avanti nel modo migliore, senza divisioni, controdivisioni, correnti che poi alla fine portano alla spartecializzazione incredibile come ha fatto il PD, che poi sono diventati 200.000 partiti, non va bene così. Non è un tema che in questo momento, io dico la verità, mi interessa più sviluppare i nostri temi all'interno del Parlamento, che poi sia io ministro, sia un'altra persona è assolutamente identico. Movimento 5 Stelle posso anche guardare l'applicazione del programma e aiutarlo dal punto di vista parlamentare, è uguale per me, non è un problema questo.